oggi video unboxing in collaborazione con l'azienda NBiz, di cui vi lascio sia qui sia nell'info box il link del loro sito, che ha una vasta gamma di articoli soprattutto creativi, e sono tra l'altro super economici. Grazie al budget che mi hanno gentilmente offerto, e li ringrazio ancora tantissimo di cuore, ho scelto tantissimo materiale creativo, che vi farò vedere man mano nel corso di questo video, e che poi nei prossimi video utilizzerò per farvi dei tutorial creativi. Nell'info box, oltre al loro sito, troverete anche tutti i link dei singoli prodotti scelti da me. Inoltre mi hanno dato anche un codice sconto per voi. Il codice sconto è ILARIA01, ve lo lascio anche qui. E adesso basta parlare, iniziamo a spacchettare. Dunque è arrivato il momento di aprire il pacco super imballato con le mie forbici di fiducia azzurre. Ok, così qui iniziamo a tirare fuori qualcosina. Allora tiro fuori prima questo qui, una bustona enorme in realtà. Vediamo se riesco. Eccoci qua. Allora, questa bustola contiene un sacco di cose, come potete vedere, soprattutto queste perline, che sono le perline, diciamo, da stirare, quelle piccoline da, se non sbaglio, 2,6 mm. Sono veramente piccine piccine. Le ho prese apposta per fare dei tutorial per voi. Io le adoro queste qua nella versione piccola, sono veramente fantastiche. Poi vedremo insieme cosa potremo creare con queste perline. Ma adesso vediamo che cosa ho preso, soprattutto i colori. Allora, in realtà prima vado a prendere questo che non c'entra niente. È praticamente un nastrino di raso di questo colore verde tipo lime fluo, molto molto carino. E l'ho preso perché praticamente ho ripescato le mie, diciamo, bamboline di quando ero piccola, e ho trovato una pixie, quella di Flora se non sbaglio, con i capelli biondini, che ha i capelli a questo, diciamo, nastrino fatto a fiocchetto. E ho scoperto, cioè ho visto che ne manca uno, quindi ne ho approfittato, ho visto questo colore e l'ho preso per farglielo appunto uguale all'altro che ha. Anzi, adesso ve la faccio anche vedere un secondo. Eccola qui la pixie, super carina. Come vedete gli manca un nastrino di questo colore, mi sembrava simile. Sì, non è proprio identico, però comunque ce la dovremmo andare bene. E in realtà le mancano anche le ali, purtroppo, sì. Diciamo che sono un po' tutte con dei pezzi mancanti. Però questa qua è la mia preferita delle pixie, mi piace troppo. E niente, le sto, diciamo tutte le bambole che avevo da piccola le sto un pochino rimettendo al mondo, se così vogliamo dire. Le sto un po' sistemando. E magari questa la lasciamo qui, che ci fa da mascotte, se si mantiene. Vediamo se riesco. In teoria si dovrebbe mantenere. Eccola qui, che carina. Quindi questo appunto è il nastrino. Poi vediamo i colori. Allora, sono tantissimi. Ah, questi sono le nappine, come si chiamano? Sì, credo le nappine, diciamo, per fare dei pendenti. E l'ho presi rosa con il cosino qui dorato. Super carino, dovrebbero essere 10 pezzi, credo. Insomma, questi qua. Da fare sempre progetti creativi. Poi ci sono le azzurre. Verde scuro, abbastanza scuro. Giallo, poi fucsia tipo fluo, quest'altro tipo di fucsia. Ah, in ognuna dovrebbero essere 1000 perline, credo. Sì, 1000 pezzi, tantissime. Quindi quest'altro fucsia, poi quest'altro rosa pastello, bellissimo bellissimo. Questo dovrebbe essere un viola, credo, abbastanza scuro. Poi un arancione, che carino. Poi bianco, che serve sempre. Poi vediamo, ci sono ancora altre perline, quelle nere che anche servono sempre, e queste grigio scuro, quest'altro tipo di arancione che è diverso. Dov'è? Guardate se sentite il rumore di moto, ma non posso farci niente. Sì, sono diverse, questo è più chiaro, questo è un po' più scuro. E poi abbiamo finito, penso, con le perline. Poi ci sono questi, che sono i fogli per stirarle appunto, per passare il ferro sopra, molto utili. E poi ci sono questi deco tape, che li ho visti, raga, questi tape costavano veramente pochissimo, veramente, quindi li ho presi subito al volo. Allora c'è questo con l'anguria, questo con i gelatini, poi
questo con tutti gli unicorni, adoro. Io sono pazza per i washi tape. Questo diciamo autunnale con scoiattolo, guardate che carino gli animaletti, la volpina super carino con lo sfondo verde acqua, questo qui con i cactus bellissimi, mi piacciono molto. E poi l'ultimo, la busta è vuota, la prima busta perché qui c'è un'altra montagna di roba, e questo qui con i cactus che carino, scritto sweet, super super carini. Quindi la prima busta abbiamo fatto, poi questa adoro, è una box sempre di queste perine piccoline, guardate quanti colori bellissimi, si sono un po' mischiati, adoro, sono super pastello. Questa come l'ho vista mi ha chiamata perché ha dei colori pastello bellissimi, molti mi sa che sono uguali a quelli che ho preso, mi sa, fatemi vedere, no in realtà no, meno male, questo è un po' più chiaro, quindi super felice perché non sono uguali, veramente ottima. Poi andiamo avanti nella busta. Allora, sia questa qui che penso che contiene i telai per le perline, perché giustamente ho preso anche quelli, anche se in realtà io ne dovrei avere già un altro, quindi nel caso, in teoria, dovremmo poterli unire. O vediamo. Non sono sicura. Allora, quanto imballaggio. Eccoci, allora, questo è per in realtà le perline grandi, ho preso anche un telaio, in realtà ne ho presi più di uno, credo, vabbè questo è per quelle da 5 mm, le classiche, che si trovano anche più facilmente, e vediamo, ops, forse sta qui dentro, allora, aspettate, forse stanno qui dentro, vediamo. Mamma mia, che imballaccio assurdo. Però così le cose non si rompono. C'è del cartone. Che penso per proteggerle ancora di più. Ok, sì, qua ci sta. Allora. No, allora, questo è un altro. Ed è quello per quelle piccoline. Sì, quello da 2,6. Questo invece ne ho preso solamente uno. E un altro in realtà ce l'avevo già, quindi voglio vedere subito se si possono unire, perché come vedete hanno questi cosini, fare tipo puzzle, che tipo le potete fare anche giganti. Ovviamente non farò cose enormi, anche perché non voglio sprecare tutte le perline. Però voglio vedere un attimo. Allora, eccoli qui. Allora, in realtà ne ho altre due, quindi devo capire quale ci va meglio. Mi sa che questo non va, perché no, non sembra che non vada bene. Proviamo questo che mi sembra più simile. Sì. Sì, questo mi sa che funziona. Sono troppo felice. Così posso fare le cose più lunghe. Duro. Vediamo. Sì, sì, questo va bene, ovviamente appoggiato su una superficie piana è perfetto, sì, sì. Non mi sembra che ci sia troppo rialzo. Ok, poi dopo proverò ovviamente nei prossimi video. Poi andiamo avanti. Allora, questo non lo so da aprire, anche se anche di questi ne ho altri, però al momento non posso prenderli. Però andiamo avanti. Anche perché, come dicevo, ne ho presi in teoria 3 di questi. Infatti mi sa che qui dentro ce n'è un altro. Vediamo. Questi sicuramente si potranno unire perché sono della stessa linea, quindi sicuramente si possono unire. Adesso li proviamo. Ecco qui l'ultima cosa, raga, del pacco è questa. Poi ci sta un fogliettino che penso che contiene tutte le cose che ho scelto in quest'ordine. Allora, questo appunto dovrebbe essere l'ultimo telaio, quello grande. Esatto, eccolo qui. Ok, adesso vediamo se li possiamo unire. Vado ad aprirli.
uno alla volta. Devo dire, comodissime anche queste bustine richiudibili, le apprezzo molto. Allora, vediamo di fare un po' di spazio però. C'è questa. E poi l'ultimo. Eccoci qua. Allora, adesso facciamo un po' di spazio, non so come, però ci provo. Montagna di perline, non ho neanche contate quanti colori ho preso. Contateli voi, scrivetelo nei commenti. Allora, vediamo subito. Dunque, sì, cioè, perfezione, proprio si uniscono. Ottimo. Ta-da! Ne manca uno per completare il quadro, che proverò quello che ho io appunto. Poi vedremo nei prossimi video se insomma si sarà riuscita a unirlo così. Però fare una bella creazione gigante. Ecco, con le perline grandi mi piace fare creazioni magari anche enormi, perché appunto sono grandi le perline e quindi ci sta, con le piccole un po' meno. E niente, quindi queste sono tutte le cosine che mi hanno mandato. Le ringrazio ancora tantissimo. Sono stata veramente contenta di ricevere tutte queste cosine molto molto carine. E io adoro questo tipo di cose, insomma, lo sapete. Mi piace molto fare le creazioni. Poi le perline, queste qua da stirare, fantastiche veramente. Non vedo l'ora di fare i tutorial per voi. Quindi continuate a seguirmi nei prossimi video, che sicuramente ci saranno appunto i tutorial. E vediamo il fogliettino come ultima cosa. Sì, esatto, dice tutto quanto. Tutte le cose che ho preso, che ho scelto, insomma. Però mi pare che non dice i prezzi. Ma comunque, come vi ho detto prima, li trovate tutti nell'info box. Come vedete, ho recuperato il pezzo mancante che avevo in casa, questo qui, che è il telaio da 5 mm. Come vedete, si è unito perfettamente agli altri tre. E quindi sono super felice perché potrò fare delle creazioni giganti. E nulla, io spero che questo video unboxing super creativo vi sia piaciuto. Vi mando un bacione e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!